Nemmeno nella più piovosa delle estati a memoria d'uomo, con un clima che non invoglia certo ad andare in vacanza, sembra attenuarsi il fenomeno dell'abbandono dei cani per godersi le fiere senza il pensiero del dove lasciare quello che da sempre ha definito il miglior amico dell'uomo. E la storia di Rossana e Rossella, nomi impegnativi quelli scelti da chi le ha ribattezzate e accolte, non sembra davvero fare eccezione. Sono state trovate in tangenziale vicino a Desenzano. Una famiglia si è fermata, ha visto queste due piccine legate al Gualrei e le ha prese, le ha portate qui chiedendo asilo. Questo è un caso anche un po' particolare, diciamo. Sono due piccoline. Vorremmo provare, cercare perlomeno, di affidarle insieme, però non è facile trovare una famiglia che voglia due cagnolini. Allora, stiamo temporeggiando, ecco, diciamo così, sperando che si prospetti la giusta situazione. Ci piacerebbe tanto non doverle dividere. Le due piccoline non sembrano avere paura dell'uomo, nonostante la tragica sorte alle quali erano state condannate proprio da un rappresentante della nostra specie. In canile hanno trovato amore e cure, entrambe sono già state sterilizzate e una di loro dovrà subire un piccolo intervento fra qualche giorno, ma godono comunque complessivamente di buona salute. Sarebbe davvero un altro trauma per loro separarle. Per adottarle, chiamare Serenella al numero in sovraimpressione. Sono comunque molto legate, si vedono, sono sempre attaccate, sempre, ecco, dove una e l'altra. Non sono giovani, c'è anche questo da specificare bene per un'adozione, non sono giovani, hanno sui 7-8 anni. Il vantaggio di adottare un cagnolino anziano o adulto è quello che sappiamo bene che carattere ha, loro sono tranquille, molto affettuose, piccolissime, perché tra l'altro, ecco, sono proprio due scriccioline, veramente non danno di facile gestione, ecco, diciamo così, solo ci vuole un po' di amore. In canile Rossella e Rossana sono ospitate in maniera provvisoria, ma qui non possono trovare un alloggio fisso perché il canile è purtroppo già saturo e anche un'ordinanza del sindaco del comune vieta alle volontarie di accogliere altri quadrupedi. No, no, non può, non dovrebbe, non si possono entrare cani perché superiamo il numero di cani, anche per la difficoltà del mantenimento, perché sono io con l'aiuto delle volontarie. Difatti Serenella le ha portate a casa lei, Rossella e Rossana, sono qua perché sono state sterilizzate, ecco. E gradirei proprio che non pensino di abbandonare cani e calcinatello, supero il numero, è una gran difficoltà per il mantenimento. Lanciamo quindi un appello ulteriore a vedere chi abbia voglia e cuore di prendersi in carico dei cani, anche perché qua ne avete oltre 200. Sì, sono 232 adesso, dovrei diminuire di 30, arrivare ai 200 perché la legge prevede che il numero di 200 cani, io sono 230. Affidarli tanto per affidarli, dire uno in meno in canile, no, che ci sia un buon affido, altrimenti piano piano riduceremo il numero, insomma.